Nel giugno del 1978 volge al termine il mandato di Giovanni Leone. Lo scenario politico è in piena evoluzione e sta per iniziare un decennio che cambierà per sempre la società italiana. L'elezione del Presidente della Repubblica avviene circa un mese dopo l'assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Il PC, nel corso degli ultimi anni, proprio per il lavoro svolto da Moro insieme a Berlinguer, non è più un partito di opposizione dura e pura. Nelle elezioni del 1976 ha ridotto notevolmente la distanza con la DC e il sorpasso non sembra più impossibile. Per la prima volta nella storia, il blocco delle sinistre potrebbe raggiungere il quorum per eleggere un candidato d'area. Molti, però, danno per favorito il repubblicano Ugo La Malfa. Nei primi tre scrutini, i tre maggiori partiti votano i loro candidati di bandiera: Gonnella la DC, Amendola il PC e Nenni il PSI, senza ovviamente raggiungere il quorum. Dalla quarta votazione, DC e PSI scelgono la scheda bianca, mentre il PC continua su Amendola. Nel frattempo, una serie di veti incrociati fanno saltare anche le candidature di Zaccagnini, Vassalli, Giolitti e il favorito La Malfa. A questo punto Bettino Craxi fa il nome di Sandro Pertini, socialista, partigiano, non particolarmente in sintonia con il segretario del PSI, tanto che in molti sostengono che il vero obiettivo di Craxi fosse quello di bruciare anche il suo nome. In breve tempo, però, convergono su Pertini anche la DC e il PC, al punto che l'8 luglio viene eletto con 832 voti, il numero più alto di voti mai ricevuto da un Presidente della Repubblica. Ma da oggi io cesserò di essere uomo di parte. Intendo essere solo il Presidente della Repubblica di tutti gli italiani, fratello a tutti nell'amore di patria e nell'aspirazione costante alla libertà e alla giustizia. Viva la Repubblica, viva l'Italia! Cosa resterà di questi anni Ottanta? È il giugno 1985 e il Parlamento è chiamato ad eleggere il successore di Sandro Pertini. Un compito non facile, vista la popolarità accumulata da quest'ultimo durante i 7 anni di presidenza. La situazione politica è stabile, anche se il consenso della DC sta cominciando ad erodersi. Nell'elezione del 1983 lo scarto tra DC e PC è di appena 27 deputati e 13 senatori. I leader in campo sono cambiati. L'amato segretario comunista Enrico Berlinguer è scomparso un anno prima. Ora a capo di Botteghe Oscure c'è Alessandro Natta, mentre la DC è guidata dal campano Ciriaco De Mita. In questo contesto, l'elezione dell'ottavo Presidente della Repubblica verrà ricordata come la più semplice di sempre. De Mita propone agli alleati di governo il nome di Francesco Cossiga e il leader del PSI, Bettino Craxi, accoglie la richiesta. Su Cossiga convergono anche i voti del PC, che il partito aveva già votato per la presidenza del Senato. Il 24 giugno 1985 Francesco Cossiga viene eletto Presidente della Repubblica con 752 voti. È la prima volta che il Capo dello Stato viene eletto al primo scrutinio. Il mio primo saluto va al Parlamento nazionale, depositario della sovranità nazionale. Il mio devoto rispetto e il mio fraterno affetto vanno a Sandro Pertini, che ha retto la Repubblica in modo mirabile e irripetibile. Io ho preso la decisione di dimettermi da Presidente della Repubblica. Già nell'aprile del 1992 iniziano le manovre parlamentari per l'elezione del nono Presidente. La situazione politica è a dir poco complicata. La bufera di Tangentopoli ha lasciato il segno e la Prima Repubblica sta per crollare. Nuovi partiti si affacciano sulla scena politica. Il PC non esiste più e la DC, per la prima volta nella storia, è sotto il 30%. La prima votazione è fissata per il 13 maggio. I candidati in campo sono tanti. La DC è spaccata fra Arnaldo Forlani e Giulio Andreotti. Il PDS propone Nilde Iotti e il PSI Giulio Vassalli. Nei primi tre scrutini ognuno vota il suo candidato, con la DC che vira sul nome di Giorgio De Giuseppe. Il quorum non viene raggiunto e alla quarta votazione DC e PSI si astengono. Dal quinto scrutinio i partiti di maggioranza propongono ufficialmente il nome di Forlani, che però viene clamorosamente affossato dai franchi tiratori e obbligato di fatto a ritirare la sua candidatura. Le votazioni si susseguono e molti autorevoli nomi vengono bruciati, da Norberto Bobbio a Tina Anselmi, da Ettore Gallo a Francesco De Martino. L'evento che segna la svolta nella corsa al Quirinale succede il 23 maggio.
quando a Montecitorio è in corso il 15° scrutinio, un attentato mafioso uccide a Capaci il giudice Giovanni Falcone, la moglie e i 5 agenti della sua scorta. Dopo il drammatico episodio, il PDS decide di rompere l'impasse e garantire il suo appoggio ad uno dei due candidati rimasti in corsa. Il 25 maggio, il presidente della Camera, Oscar Luigi Scalfaro, alla 16ª votazione, viene eletto capo dello Stato, battendo la concorrenza del presidente del Senato, Giovanni Spadolini. Il primo atto del Presidente della Repubblica è atto di devozione al Parlamento. E attraverso il Parlamento, legittimo depositario della sovranità popolare, per libera delega del popolo italiano, il mio saluto a tutto il popolo. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione. È il maggio del 1999. In Parlamento la maggioranza è di centrosinistra e l'inquilino di Palazzo Chigi è Massimo D'Alema, esponente di punta dei Democratici di Sinistra, che ha preso il posto di Romano Prodi alla guida del governo. La situazione politica, dopo l'uscita dalla maggioranza di Rifondazione Comunista, non è semplice. Dal punto di vista dei numeri, però, il centrosinistra è al riparo. 546 parlamentari più i delegati regionali. Un numero ampiamente sufficiente per eleggere il Presidente della Repubblica al quarto scrutinio. I nomi più gettonati alla vigilia sono quelli di Franco Marini, Nicola Mancino e Rosa Russo Iervolino. Il segretario dei DS, Walter Veltroni, però, decide di virare su un nome esterno al mondo dei partiti che controllano il Parlamento e propone Carlo Azeglio Ciampi, uomo di grande esperienza, già Presidente della Banca d'Italia e Presidente del Consiglio. È il nome giusto e così, per la seconda volta nella storia dopo Cossiga, il capo dello Stato viene eletto al primo scrutinio. È il 13 maggio e Ciampi diventa Presidente della Repubblica con 707 voti. Con l'aiuto di Dio, con la fiducia degli italiani, sarò fedele al mio giuramento. Sarò fedele ai valori di libertà, di giustizia, di democrazia, che sono il fondamento della Costituzione repubblicana. Viva la Repubblica Italiana, viva l'Unione Europea, viva l'Italia! Maggio del 2006. Da poco più di un mese, l'Unione di Centrosinistra, guidata da Romano Prodi, ha vinto di un soffio le elezioni politiche, a discapito della Casa delle Libertà di Silvio Berlusconi. L'elezione del Presidente della Repubblica è il primo importante banco di prova per la nuova ed eterogenea maggioranza. Il primo scrutinio è previsto per l'8 maggio, ma il toto nomi è già iniziato da giorni. Il nome forte è quello dell'allora presidente dei DS, Massimo D'Alema, ma altre candidature quotate sono quelle di Giuliano Amato e Anna Finocchiaro. Attorno a nessuno dei tre, però, sembra possibile trovare un'intesa e il centrosinistra sceglie prudentemente la linea della scheda bianca alle prime tre votazioni. Il centrodestra, invece, è compatto sul nome di Gianni Letta. Come previsto, però, nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi. Da qualche giorno si è affacciato un nome a sorpresa, quello di Giorgio Napolitano. Già presidente della Camera, politico di lungo corso, uno dei leader dell'ala migliorista del PC e dei fautori della svolta della Bolognina, corrisponde al profilo ideale per il centrosinistra. Il 10 maggio Napolitano viene eletto presidente della Repubblica con 543 voti. È il primo ex comunista a ricoprire la carica più alta dello Stato. Sarà anche il primo Presidente della Repubblica ad essere rieletto 7 anni dopo per un secondo mandato. Non sarò in alcun momento il Presidente solo della maggioranza che mi ha eletto. Avrò attenzione e rispetto per tutti voi, per tutte le posizioni ideali e politiche che esprimete. Dedicherò senza risparmio le mie energie all'interesse generale per poter contare sulla fiducia dei rappresentanti del popolo e dei cittadini italiani senza distinzione di parte. Viva il Parlamento, viva la Repubblica, viva l'Italia!